Si chiude la 4 giorni veronese del Vinitaly, con una Sardegna ormai matura ad affrontare i grandi mercati e fiere internazionali e viverle da protagonista. L'agenzia Lahore, il braccio operativo dell'assessorato all'agricoltura, si è presentata alla 55esima edizione del Vinitaly col vestito migliore, valorizzando in modo pregevole il patrimonio enogastronomico dell'isola. Spaziando dai prodotti di produzione panificatoria, casearia, salumiera e dolciaria, abbinate a una selezione di etichette di alta qualità. Un plauso a tutte le aziende che hanno fatto vedere, e soprattutto gustare, il valore delle produzioni vitivinicole della Sardegna. 55esima edizione si chiude all'insegna dei grandi numeri da record. La Sardegna è connessa e pronta a nuove sfide con tutti i suoi territori. Finalmente, dopo la pandemia, si è tornati a parlare di Sardegna. 112 produttori presenti in questa fiera dal panorama mondiale e quindi si è ritornato finalmente a parlare della nostra regione bellissima, straordinaria e unica. Abbiamo visto la presenza di tante istituzioni, tanti suoi colleghi della regione sono passati non solo a vedere ma anche a interfacciarsi proprio con le aziende. Questo è successo raramente, come mai? Guardi, ho avuto difficoltà io a interfacciarmi con i produttori perché erano pieni e non avevano un tavolo per me, quindi poi dopo ritornerò ovviamente perché clienti da tutto il mondo pretendevano un contratto con questi produttori, per cui siamo contentissimi, soddisfatti veramente per la competenza piccola che ho da perito agrario, perché comunque un briciolo di competenza ce l'ho, in 4 mesi solo da assessore all'agricoltura, per vedere e testimoniare quello che comunque si era programmato l'anno scorso per questo Vinitaly e che mi auguro che si possa programmare in termini diversi ma comunque migliorativi rispetto a quello che è già bellissimo e già sta venendo benissimo, che è questo Vinitaly 2023.